tutti, e con questo cinghiale in riva al Bisagno facciamo iniziare il video. È il 25 aprile, sono le 7:20 e io sto andando in corriera sul Monte Antola per la celebrazione della liberazione. Il tempo è brutto, sgocciolo, è prevista pioggia almeno in mattinata e vi dico solo che andremo sull'Antola partendo da Torriglia. Sono date circa 3 ore, è una gita che io faccio molto spesso e sicuramente farò un video più bello di quelli dettagliati su questo percorso, quindi oggi vedremo solo dei momenti, però mi piaceva condividere con voi questa celebrazione che io sento particolarmente. Ecco il profilo altimetrico del percorso. Siamo dalla rimessa delle corriere e adesso io ho bardato proprio in una maniera che sembra che ho un sacco addosso. Inizio l'escursione. Perché ho questo sacco addosso? Perché piove. È un momento meraviglioso, sono ancora prima di Donnetta e sto entrando dentro le nuvole, anzi ci sono praticamente. E è meraviglioso, proprio sembra di essere dentro un sogno. Sentite, ci sono solamente gli uccelli. Eccoci arrivati a Silent Hill Donnetta e pare forse voler smettere di piovere, non si capisce molto bene. Meno male che conosco il sentiero qua, perché con questa nebbia altro che Selva Oscura di Dante. È arrivata anche la pioggia seria in mezzo alla faggeta. Che avventura, ragazzi, che avventura. Forse però è il momento migliore per spiegare perché sto andando sull'Antola oggi. Innanzitutto, l'anno scorso c'ero stato come guida per il parco dell'Antola, avevo guidato un gruppo di escursionisti che partecipava all'escursione che ogni anno il parco organizza proprio in questa data e l'atmosfera mi era talmente tanto piaciuta che ho detto devo ritornarci. Ma c'è un motivo ancora più recondito, più profondo, perché mio nonno paterno è stato partigiano. Mia nonna, sempre paterna, mi ha cantato allo sfinimento Bella Ciao, tanto che ogni volta che la sento penso a lei, e quindi questa è una festa che io continuo a sentire molto. So che molte persone, soprattutto giovani, la associano semplicemente a un giorno per non andare a scuola, però mi sembrava corretto, ecco. Lo sapevo che oggi poteva essere una giornata da salamandre. Ciao! Ora, prima tra me e me ho pensato tempo da salamandre e ne ho beccata una. Quindi diciamo che questo è un tempo da lupi, così magari ne becco uno. Sarebbe bellissimo, ma credo che non succederà purtroppo. C'è una bellissima fioritura di cardamine. Guardate, tutta questa sponda del sentiero è coperta di macchie bianche che sono appunto piante di cardamine in fiore. Eccoci alla casa del piccetto, che ormai è un rudere. Vedete, è crollato. Tra l'altro qua sotto c'è pure una frana mica male, con anche purtroppo dei pezzi della casa lì sotto. E questo edificio ve lo faccio vedere bene oggi perché, come ci ricorda un cartello esplicativo poco prima di incontrarlo, era meta, o meglio, era punto di ritrovo delle formazioni partigiane durante l'estate del 1944. Quindi
restiamo assolutamente in tema con la nostra giornata. Purtroppo sta cadendo a pezzi e finché facciamo a tempo veniamo a vederlo. Grazie a nostra disposizione, e anche il freddo, ci esenta da qualsiasi tentativo di tracciare un quadro articolato ed esaustivo delle motivazioni della scelta di ribellarsi. Hanno lasciato un po' di sale, un po' di fuoco. Hanno lasciato la loro vita per uno scopo, oggi più che mai preciso e chiaro, consegnare un paese migliore a chi verrà dopo di loro. Hanno lasciato il sale delle idee di libertà, il sale per non piegare la testa ai soprusi e alla tirannide, il sale che rende il cibo vita più giusto. Oh bella, ciao ciao ciao, una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. La vita, nessuno lo nega, mi hanno portato via il pezzo più grosso. Se parti per sempre, ma neanche vent'anni, non sei mai l'eroe, sei per sempre il ragazzo. Ora ci aspetta il lancio del partigiano. Hai visto la temperatura fredda e l'umido? Un bel piattone di polenta è quello che ci vuole. Oh, mi sono fatto una bella mangiata qua al rifugio. La polenta era buonissima, non ve l'ho fatta vedere perché c'era troppe persone. Poi ho sempre problemi per la privacy altrui. Sono sulla terrazza del rifugio e direi che è l'ora di scendere, va? Ma pensa un po', viene fuori il sole ora che la giornata è andata. Vento c'è ancora. E vabbè, col nuvoloso così è stato ancora più bello. Ha fatto ancora più atmosfera. Io adesso torno giù. Mi lascio alle spalle il rifugio. E seguo il sentierino che appunto dal rifugio si ricongiunge col sentiero fatto l'andata tra Torriglia e l'Antola. Ogni tanto si schiarisce un po', diciamo che la nebbia si è molto alzata e la giornata è andata così bene, mangiato bene. Se a scendere trovo ancora qualcosa di interessante ve lo farò vedere. Diversamente, grazie per essere venuti insieme a me in cima all'Antola e